Andiamo a fare un giro. E dove? Non so, in città. Ma siamo in città. È un paradiso. Camille, Julia, Florence, Flavie, Clementine e Mathilde sono cinque liceali come tante che vivono a Lorient, una piccola città francese sull'Atlantico. Quando Camille resta incinta, sente immediatamente che quella condizione la rende diversa dalle altre e parlandone con le amiche di sempre, inizia ad immaginare un mondo ideale in cui tutte insieme possano crescere i loro figli. Ma sei solo stupida. Il piano di Camille affascina le ragazze che scelgono di seguire le orme della carismatica leader per imprimere una svolta radicale ad un futuro già segnato. A differenza di pochi giorni l'una dall'altra, tutte scoprono di aspettare un bambino. Perché voi adulti ne avete avute di idee? Difficile non rimanere spiazzati davanti all'opera prima delle sorelle Delphine e Muriel Cullen, 17 ragazze, presentato in concorso al Torino Film Festival 2011, dove ha vinto il premio speciale della giuria, e accolto calorosamente alla Semaine de la Critique dell'ultimo festival di Cannes. No, cosa? Siamo in due. 17 ragazze rispecchia in pieno la bellezza e l'incertezza dell'adolescenza, periodo chiave nella vita di un essere umano in cui il cambiamento fisico spesso non va di pari passo con quello interiore. L'ha messo in testa. Se siano però delle ribelli o delle irresponsabili che agiscono sulla spinta dell'emulazione, il film non lo rivela, privilegiando un approccio diverso, in certi punti però oscuro e penalizzante ai fini della comprensione finale. È questo che rende 17 ragazze un'opera non completamente riuscita, ma il film di Delphine e Muriel Cullen resta un esordio cinematografico poetico e stilisticamente maturo.